Con ancora negli occhi le splendide immagini del gran ballo del Gattopardo, abbiamo incontrato Bruno Garofalo, il regista dello spettacolo, a cui abbiamo chiesto quanto sia stata difficile questa esperienza nel bellissimo anfiteatro della Villa di Visconti. È stato semplice da questo punto di vista. Dal punto di vista tecnico siamo stati tutti un po' in tensione perché c'era da scavalcare camminamenti, gradini di pietra antica, spazi dedicati alle passeggiate romantiche, ma non tanto, diciamo, a un momento spettacolare come questo. Comunque è andata bene, sono felice. Maestro, bellissime le ballerine, bellissime, soprattutto bellissima chi? Bellissima Angelica che devo dire, prima di passare ad Angelica, devo dire che abbiamo avuto una collaborazione eccezionale da Maria Grazia Nicotra, che è stata la costumista, che ha vestito tutti i nostri ballerini e i nostri figuranti, da Canzanella, che è l'artigiano per eccellenza del costume, e dal maestro Iacono, che è un musicista ischitano, che ci ha accompagnato con le sue musiche. Abbiamo avuto un gruppo di danza, di appassionati, quindi che hanno dato l'anima in tutto questo, i tecnici, i collaboratori tutti. Abbiamo voluto significare anche un passaggio per le nuove generazioni, tutto questo patrimonio del quale siamo anche fieri, e quindi abbiamo individuato in Giovanna il nuovo personaggio di questa nostra evocazione, quindi di Angelica. Ecco qua la nostra Angelica. Allora, Salve. com'è andata? È stata una bella serata, vero? Beh, penso che sia andata abbastanza bene, anche perché io avendo una formazione da ballerina, ovviamente non posso che essere onorata, oltre ad aver interpretato il ruolo che è stato, anche se parzialmente, di Claudia Cardinale, in una cornice splendida che è quella di questa villa, ma soprattutto il fatto di aver potuto danzare delle danze che sono un po' in disuso. E soprattutto con dei vestiti così Ecco, belli che vengono da una facciamola sartoria. vedere, noi abbiamo uno stupendo direttore delle immagini, per cui facciamola vedere quanto è bella, eh? Magnifica. E quindi diciamo che questa è una cultura che soprattutto per la danza adesso si sta un po' perdendo. Il fatto di averla recuperata, anche se soltanto in tipo balli come la polka, la quadriglia, che comunque vengono ballati molto poco, soprattutto dalle ragazze giovani come me, che per esempio ho 26 anni. E quindi mi ritengo soddisfatta anche per aver potuto rivivere questa esperienza. Allora, grazie maestro di questa esperienza stupenda che ci ha regalato. E la prossima sarà ancora più bella, la prossima qui alla seconda edizione, diciamo, partiamo da questa che è la prima per noi, la seconda edizione del Festival Visconti Forever. Grazie a Giovanna, a Angelica, e ci rivediamo qui il prossimo Sì, anno. speriamo, l'appuntamento è per il prossimo anno. Grazie. Grazie. Thank you.